Gente, eccoci il risultato. Dopo 3 giorni, io i capelli li ho lavati giovedì, oggi sabato, il video sarà pubblicato domani, domenica, e quindi sono 3 giorni con 2 giorni di pioggia. Io non uso l'ombrello, non ce l'ho neanche mai avuto l'ombrello, forse nella mia vita, e quindi, come vedete, i capelli sono meravigliosi, stupendi, con tutti i miei trattamenti accumulati per tantissimi anni. Come sapete, io adoro i trattamenti naturali e quindi, bella gente, spero che vi piace questo video e spero che vi piace questo trattamento. Se vi piace, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Mi raccomando, sostenetemi con like. Se avete delle domande, volete dei video speciali, basta dirlo, ok? Il risultato è favoloso. La gente, cominciamo con la preparazione del nostro trattamento. Fare un'infusione con menta, con la tisana. Potete fare qualsiasi tipo di infusione che avete a casa, del rosmarino. L'ho fatto raffreddare un pochino, è tiepido, l'ho messo dentro un contenitore, ho aggiunto del lievito di birra. Come sapete, il lievito di birra è fortificante per i capelli e aiuta anche la crescita dei nostri capelli. Aggiungo qualche pastiglietta di spirulina, se ce l'avete in polvere sarebbe un cucchiaino, e dell'olio extravergine, un bel cucchiaione. E basta, frullo il tutto. Sono solamente 3 ingredienti, quindi lievito di birra, l'acqua, la spirulina e dell'olio extravergine. Adesso andiamo con l'applicazione. Prima ho lavato i capelli, sapendo che il trattamento è molto liquido, allora l'ho applicato sotto la doccia. Volendo, per farlo più denso, potete aggiungere del riso o dell'amido del riso. Comunque l'ho fatto riposare per un'oretta, poi ho lavato i capelli. Adesso andiamo col styling. Perché ogni volta che lavo i capelli faccio un styling diverso, dipende dal tempo che ho a disposizione. Di solito io i trattamenti oppure il lavaggio dei capelli li faccio sempre di pomeriggio, perché ho la possibilità di uscire a fare la passeggiata con la mia cagnolina e asciugarli al naturale. Di solito, sapendo che lavoro la sera, e quindi sempre li faccio prima di andare a lavorare. E dipende, se c'è il giorno di riposo, allora ho tutto il tempo del mondo, quindi faccio tutti i miei trattamenti. Dipende quando lavo i capelli, dipende che tempo ho a disposizione, e quindi dipende dal tempo riesco a fare styling fatto con più accurato o meno. Comunque, questa volta volevo farvi vedere comunque da dietro i capelli. L'unica pecca che mi sono accorta quando stavo facendo il montaggio è che comunque il davanti si vede nello specchio, e quindi l'accappatoio ogni tanto mi si apre, e quindi ho tagliato un sacco di questo video, perché per decoro ovviamente, che ogni tanto, spero che sono riuscita a tagliare tutti i momenti critici, diciamo, spero proprio di sì. Comunque, come vedete, io uso il mio pettine rotondo, che io adoro, e poi dopo rullo i capelli, questa tecnica che è cominciata a piacermi. Però vi dico una cosa, ho scoperto un'altra tecnica. Sto cercando il pettine, appena lo trovo vi faccio vedere una tecnica semplicissima per poter fare styling a casa per un risultato spettacolare, ma veloce. Ovviamente io vi cerco sempre delle cosette che fanno bene sia ai nostri capelli sia al nostro tempo, il benessere mentale, per non star lì a pettinare, a regolare, a girare, a rotolare i capelli, perché dopo un po' diventa veramente una cosa pesante. Adesso che è estate, che comunque laviamo i capelli più spesso che l'inverno, cerchiamo comunque delle tecniche che ci semplificano più o meno la vita. Però comunque il pettine rotondo,
non lo uguali a niente perché a parte il prezzo, perché è sotto un euro, e comunque il risultato è ottimo perché col pettine rotondo l'ho sempre usato. Adesso vado ad applicare il Crazy Color, lo metto sulla mano e vado a fare crunch o strizzare i capelli perché voglio che il colore prenda nelle punta. Sono appena tornata con la passeggiata con la mia bimba, i capelli sono asciutti, schiacciati perché non sono separati. Io sempre li separo con questo perché non uso il phon, fa caldo, non uso il phon, quindi andiamo a separare i nostri capelli. Così, guardate che belli che sono. Non so se contro luce, c'è quel punto giù, qua, a questo punto. Ok, come vedete, i capelli sono molto, molto, molto luminosi. Molto, guardate qua, molto ricciolosi e molto morbidi. Volendo, se vogliamo più volume, basta che li separiamo di più. Eccoci, un po' di capelli bianchi, però che se ne frega! Voilà, questo qua è il risultato dopo quella meravigliosa maschera. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E alla prossima, vi voglio bene a tutti, e grazie per i nuovi iscritti, grazie per le persone che mi lasciano sempre dei commenti molto positivi. Grazie a tutti, alla prossima e buona domenica a tutti.